Tiguglia oggi 10 casi e 40 persone all'ospedale, sempre nel territorio dell'ASL 4, le sorveglianze attive sono 421 mentre ieri erano 379. Intanto il capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia Claudio Muzio non è più positivo al Covid-19, ex sindaco di Casazza era risultato positivo al tampone lo scorso 13 febbraio ma l'altro ieri è risultato negativo. Nel territorio dell'ASL 4 infine sono stati individuati 11 punti di somministrazione per i vaccini, 3 sono fissi, gli altri sostano una settimana in una località e poi si spostano sul resto del territorio. L'ASL 4 sta vaccinando gli over 80 per i quali si è già al richiamo e nei prossimi giorni estenderà la campagna ad altre categorie. Abbiamo colto l'occasione per dare un po' di colore, un po' di gioia e io colgo l'occasione oggi qua per fare gli auguri a tutte le donne, che sia davvero una bella giornata oggi per tutte e non solo oggi, tutti i giorni dell'anno, ecco. Sono 10 i nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio. L'ospedale di Sesto Levante ospita 40 pazienti, uno in più di ieri, 5 dei quali in terapia intensiva. Sempre nel territorio della ASL 4, le sorveglianze attive sono 421, mentre ieri erano 379. Intanto il capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia Liguria Popolare, Claudio Muzio, non è più positivo al Covid-19. L'ex sindaco di Casazza Ligure era risultato positivo al tampone lo scorso 13 febbraio, ma l'altro ieri è risultato negativo. «Finalmente io e il virus abbiamo divorziato», dice scherzando Muzio. «Abbiamo convissuto tra alti e bassi per oltre 3 settimane. Alla fine questo maledetto ha deciso che era meglio allontanarsi da me». Nel territorio dell'ASL 4 infine sono stati individuati 11 punti di somministrazione per i vaccini. 3 sono fissi, gli altri sostano una settimana in una località e poi si spostano sul resto del territorio. L'ASL 4 sta vaccinando gli over 80 per i quali si è già al richiamo e nei prossimi giorni estenderà la campagna ad altre categorie. Sono totalmente e fermamente contrario all'ipotesi di una chiusura generalizzata che, oltre ad essere dannosissima dopo un anno di paralisi economica, sociale e culturale del paese, oggi credo non farebbe bene né al contenimento della pandemia né ad un paese ridotto allo stremo. A dirlo il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che ha aggiunto: «È inutile prendersela poi con i cittadini che vanno a fare 2 passi sul lungomare dopo che è un anno che teniamo chiusi a casa giovani e meno giovani. Sono diventati appendici di qualche computer o telefonino», ha detto ancora il governatore. «Serve un modello come il modello Liguria, con misure anche molto rigorose, ma mirate laddove le curve pandemiche ci dicono che bisogna intervenire. Il governo», conclude Toti, «deve prendere misure sempre più specifiche, mirate e coerenti a quello che ci dice la curva pandemica». I vigili del fuoco e la marina militare hanno ripreso le operazioni di ricerca e recupero dei feretri rimasti intrappolati nelle macerie al piede della frana che ha interessato il cimitero di Camogli il 22 febbraio scorso. Il teatro delle operazioni presenta molteplici difficoltà in ordine alle attività a farsi, considerando che il materiale franato è stato stimato in oltre 5.000 metri cubi, ha spiegato Francesco Filippone del comando dei Vigili del Fuoco di Genova. Si sono individuate 2 tipologie di scenario di ricerca differenti, il primo sommerso dove opererà il personale della Marina Militare e uno emerso costituente il piede di frana dove opererà il personale dei Vigili del Fuoco. L'impegno dei pompieri prevede 12 unità tra personale operativo, specialista nautico, nucleare, biologico, chimico, radiologico, SAPR, i droni e funzionari. Le operazioni della parte emersa saranno svolte per quanto possibile manualmente, ma dato il quantitativo di materiale franato, costituito da materiale roccioso e incoerente di varie pezzature e dall'instabilità del versante, anche al fine di ridurre l'esposizione degli operatori al rischio di ulteriori cadute di materiale, la movimentazione del materiale crollato avverrà anche con mezzi meccanici. È stato istituito infine un posto di comando avanzato interforze a bordo di un'imbarcazione dei Vigili del Fuoco.
Riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, incrementare l'accessibilità e la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici, nonché migliorare la qualità della vita dei cittadini in un'ottica di sostenibilità. Sono gli obiettivi che si pone il Comune di Chiavari con le proposte progettuali inserite da Città Metropolitana nel Green Blue Housing del Levante Metropolitano, candidata al bando ministeriale Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Per un importo di finanziamento pari a 5.900.000 euro, a cui Palazzo Bianco contribuirà con 1.700.000 euro di risorse proprie, tra i progetti di fattibilità accettati dall'ex provincia, la sistemazione delle tre palazzine residenziali di proprietà comunale in Corso Lima, il restauro del palazzo della cittadella di Piazza Mazzini e la riqualificazione dell'area di Colmata a completamento dell'intervento di reti. Le nostre proposte hanno l'intento di realizzare una serie di interventi mirati di riorganizzazione di edifici ed aree pubbliche sottoutilizzate o in degrado, nell'ottica di ricreare occasioni di sviluppo, di riqualificazione e consolidamento dei centri di interesse culturale e sociale. Un'occasione da non perdere per costruire la città del futuro con ricadute positive sulla qualità della vita di tutti gli abitanti, aggiungendo tasselli importanti alla visione che stiamo portando avanti per la nostra Chiavari, spiega il sindaco Marco Di Capua. Il parcheggio di interscambio di Colmata, area che resterà ad uso totalmente pubblico, ha una valenza comprensoriale riconosciuta dai sindaci di Lavagna, Zuagli, Cogorno, Carasco, Levi e Mezzanego, che hanno sottoscritto questo progetto utile e funzionale anche per i loro cittadini, che ogni giorno raggiungono Chiavari per lavoro o per recarsi presso la stazione ferroviaria. Sono partiti i lavori di pulizia e ripristino del lungomare di Lavagna invasa dalla sabbia a seguito delle mareggiate. La giunta ha deciso di procedere in questo mese in modo da avere la passeggiata a mare in condizioni decorose per le imminenti festività di Pasqua. I lavori costano alle casse di Palazzo Franzoni oltre 12.000 euro e sono stati affidati ad una ditta di Cogorno. Eccoci sulla nostra passeggiata a mare di Lavagna. Questa mattina sono iniziati i lavori di pulizia e di ripristino della percorrenza dell'intera passeggiata. Passeggiata che era stata nei mesi precedenti completamente invasa da cumuli e cumuli di sabbia dovuti alle numerose mareggiate. Lavori che, come ampiamente detto precedentemente dal nostro sindaco, sarebbero iniziati nel mese di marzo proprio per far sì di arrivare in prossimità delle feste pasquali ad avere una decorosa presentazione della nostra meravigliosa passeggiata in modo che sia fruibile e resa percorribile per tutti coloro che ne vorranno approfittare in giornate di sole come questa. Lavori che però hanno un costo che sulle casse del Comune di Lavagna in questo determinato periodo hanno comunque una grande rilevanza. Perché dico questo? Dico questo perché ultimamente leggo da parte di molti cittadini questa grande aspettativa che si è creata nei confronti di questa amministrazione. Leggo parlare di asfalti completamente rovinati, leggo parlare di sostituzione di tutti i parchi giochi di Lavagna, cosa peraltro verissima di cui noi siamo consapevoli. Ma questa amministrazione, ricordo che si è insediata meno di 2 anni fa con un dissesto finanziario sulle spalle. E queste cose che giustamente, e ripeto, giustamente vengono segnalate, sono interventi, opere che risalgono a 15-20 anni fa. Quindi non può essere colpa di questa manutenzione se non abbiamo un parco giochi come si deve, o se abbiamo asfalti completamente distrutti. Questa amministrazione è consapevole, questa amministrazione è vigile, questa amministrazione interverrà sicuramente entro il suo mandato per riqualificare tutte queste cose. Sicuramente, e lo anticipo, i parchi giochi già in quest'anno verranno, se non tutti, quasi tutti completamente sostituiti e ridonati ai bambini e alle famiglie che vorranno passare le loro giornate al loro interno. Ma dico questo con grande soddisfazione perché ritengo che questa amministrazione, come peraltro aveva detto il nostro sindaco in campagna elettorale,
con poco si può fare molto, abbia fatto veramente interventi importanti come era da anni che non succedevano sul nostro territorio e che continuerà a farli sicuramente fino al termine del proprio mandato. Quindi ringrazio tutti coloro che continueranno a segnalarci e anche a criticarci in maniera costruttiva. Non faccio altrettanto con tutte quelle critiche strumentalizzate da una parte o dall'altra che vogliono far passare questa amministrazione come disattenta e come non presente sul territorio. Non alimentiamo in questo periodo gli animi, non è necessario. Stiamo vivendo tutti un momento molto difficile, dovuto anche alla pandemia, soprattutto alla pandemia. Quindi criticateci, venitecelo a dire, senza problemi, noi ascolteremo tutti, ma ricordatevi che questa amministrazione è presente quotidianamente e continuerà ad intervenire come sta facendo, ad esempio, questa stamattina. Quindi, grazie, approfitto per fare un augurio a tutte le donne, soprattutto quelle lavagnesi, visto che oggi è l'8 marzo ed è la festa della donna. Grazie. È passato più di un anno dalla risoluzione del contratto con Non Sport, ma della pesante situazione debitoria nei confronti del comune di Sestri Levante è calato il silenzio. A dirlo il consigliere comunale di minoranza Marco Conti, che sulla situazione del debito del precedente gestore delle piscine della città dei Due Mari ha presentato una nuova interrogazione per sapere, dice l'esponente di Fratelli d'Italia, a quanto ammonta il debito accumulato da On Sport nei confronti del comune, ma soprattutto quali azioni e gli esiti delle azioni intraprese nel recuperare i crediti. Doppio incendio a Sestri Levante. Nel primo pomeriggio di oggi due quadri elettrici hanno preso fuoco. Attorno alle 13 la prima chiamata è arrivata ai vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari per segnalare il problema in via nazionale. I pompieri sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, ma poco dopo, attorno alle 13.30, è arrivata una seconda chiamata che riferiva di un incendio simile in contrada Pestella. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel per identificare la causa del problema e ripristinare la corretta fornitura dell'energia elettrica. Come stagione è stata segnata dalla pandemia, ma come attività è stata più che proficua. Ci siamo allenati, i ragazzi si sono preparati atleticamente
sciisticamente bene con i loro club e con i loro allenatori, e le gare che abbiamo fatto sono state la dimostrazione del lavoro fatto anche dal comitato con le squadre children, giovani, e un occhio di riguardo anche ai cuccioli. Risultati che si vedono dalla partecipazione a tutte le gare del circuito ligure, dalla selezione del Pinocchio ai campionati regionali che si sono conclusi oggi con tantissima partecipazione in tutte le categorie. Non posso essere io, come tutto il consiglio, soddisfatto di questa andata. Ci siamo anche difesi bene durante l'interappenninico disputato alla Betone, abbiamo ottenuto dei podi, e tutta una situazione che ci vede portati ai campionati di categoria, il Criterium Cuccioli prossima settimana a Cortina, poi seguirà il campionato italiano Children per poi concludersi con il Pinocchio, e lì speriamo di raccogliere veramente i frutti di una stagione molto molto positiva per il Comitato Ligure. La stagione è andata per adesso abbastanza bene, abbiamo lavorato naturalmente bene le vacanze di Natale, perché in questa situazione almeno noi come Ciclab e come Comitato siamo riusciti a lavorare bene, quindi ci siamo allenati sodo, abbiamo sfruttato un po' le condizioni, siamo andati campioni italiani, qualche discreto risultato all'Alpe Cimbra, anche se sicuramente volevamo fare qualcosina in più, purtroppo c'è stato qualche out, qualche cosa che non è andata benissimo, ma ci siamo rifatti abbastanza l'interappenninico, è stata una buona manifestazione alla Betone, i ragazzi sono andati bene, si sono comportati bene, siamo soddisfatti, e adesso entriamo un po' nel clou della stagione, ci sono i campionati italiani e speriamo di riuscire a concretizzare tutto il lavoro svolto. Adesso faremo ancora una sessione di allenamento di 3 giorni prima di andare agli italiani col comitato, e poi speriamo di riuscire a fare qualcosa di importante. Speriamo in un bel risultato, le capacità, le possibilità ci sono, speriamo che escano anche sul campo. Al terzo posto invece abbiamo il Grizzlies No Team con 1322 punti. Secondo posto con 1380 punti per il Prato Nevoso GAM Genova. Si aggiudica il premio come prima società classificata per la manifestazione di oggi lo Sci Club Ceva con 2042 punti. Sei venuto con tutto il paese. Bella soddisfazione, Sì, un anno bellissimo, e quest'anno abbiamo raggiunto il primo e secondo posto in Coppa Liguria e siamo stati ammessi alle finali di Coppa Italia, che si svolgeranno a Pampeago sabato e domenica prossimo. Bellissimo. Uno sciare si rimane bambini, no? Sì, è sempre quest'anno, anzi devo dire, noi come atleti siamo stati privilegiati, siamo riusciti a sciare nonostante tutte le difficoltà, e abbiamo trovato delle stazioni disponibilissime, tra cui Santo Stefano, ci siamo trovati veramente bene. Come è andata la stagione? Bene, abbiamo perseverato, per il master è duro qualche volta l'impegno perché le piste sono impegnative, però perseverando abbiamo finalmente avuto i risultati e le soddisfazioni. Abbiamo con oggi terminato con il campionato regionale le gare qui a Limone, sono state 2 giornate di gare piuttosto intense, ieri lo slalom speciale, oggi il gigante, oggi una splendida giornata di sole ci ha accompagnato fin quasi alla fine. Hanno gareggiato moltissimi concorrenti dalla categoria Super Baby fino ai Master, è stata una gara ben disputata da tutti quanti i partecipanti, la pista ben preparata, e direi che tutti quanti si sono divertiti, abbiamo ottenuto ottimi risultati sia in termini di quantità di partecipanti che in termini di qualità della prestazione che ciascuno dei partecipanti è riuscito a fornire. Ora abbiamo ancora un appuntamento ad Altesina sabato prossimo, dopodiché ci saranno gli eventi nazionali, a cominciare dal Criterium Cuccioli nel prossimo fine settimana, e poi ci saranno i campionati italiani Children a Ravascleto in provincia di Udine e il trofeo Pinocchio alla Betone
a chiudere questa stagione, che è stata una stagione, diciamo, particolare per via della pandemia, che ha costretto evidentemente a disputare tutte quante le gare a porte chiuse, senza pubblico, però siamo riusciti comunque a disputare tutte le gare con assoluta regolarità e i risultati sono stati sicuramente soddisfacenti. Cos'è il CSI? Beh, il CSI è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, uno dei più importanti in Italia, e tra gli EPS, enti di promozione sportiva, appunto, è legge anche, può essere rappresentato in giunta CONI oppure nel consiglio del CONI. È un ente di ispirazione cristiana, è basato sul volontariato e fa parte praticamente della diocesi, quindi tutto il nostro comitato di chiavere è tutta l'espressione dello sport e delle manifestazioni che avvengono nel Tiguglio. Questa elezione praticamente ogni anno si rinnovano i vertici, si parte dal comitato provinciale di Chiavari per arrivare al regionale, dove ci sono due nostri rappresentanti, Daniele Masera, che è stato eletto vicepresidente, e Luca Corotto, che è stato eletto consigliere di presidenza, e per ultime poi ci sono le elezioni nazionali che si sono recentemente svolte sabato e domenica. E questo praticamente venivano eletti 32 componenti del Consiglio nazionale, che sono l'espressione del territorio e vengono votati per circoscrizione geografica, cioè da tutte le società iscritte affiliate al CSI in Italia. La circoscrizione nord, che è quella più grande, che prende praticamente, dava la possibilità a 16 persone di essere elette. Poi la circoscrizione centro e quella sud, con solo 8 eletti. Un dirigente che siede nel Consiglio nazionale è come se a Roma praticamente fosse presente un pezzettino di Liguria. Ecco, ci piace pensare così, praticamente di proporre dello sport e di cercare di portare qualcosa per il nostro territorio. Quello che ha caratterizzato un po' le elezioni quest'anno, diciamo, è stata l'unità territoriale, cioè il ritorno ad una candidatura unica del presidente, che è un risultato che attesta nuovamente l'apprezzamento unanime sia nella persona che nella figura, diciamo, del presidente, che non è sempre comune nell'ambito associativo sportivo. Questo nuovo quadriennio ha tante incognite, perché nulla sarà più come prima. Tutte le organizzazioni dovranno un attimino adattarsi alle strutture, rivedere le regole, adeguare le modalità dei campionati e delle manifestazioni, tentando di riprendere il percorso interrotto. Credo che unità e condivisione siano fondamentali per affrontare i cambiamenti in atto in questo difficile periodo, come questo, e salvaguardando, come abbiamo sempre fatto, la tutela dei nostri atleti e le nostre società, tenendo ben presenti i valori educativi e culturali di cui siamo portatori. Queste elezioni per la piccola Liguria, noi abbiamo 303 voti, si sono concluse con questa gradita sorpresa, che è stato un po' un coronamento di un percorso che mi ha visto impegnato nel CSI in questi ultimi 25 anni. Sono partito come segretario, amministratore, ho fatto il coordinatore tecnico regionale per 8 anni, sono stato in giunta CONI, perché il CSI, essendo un EPS, quindi un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, fa parte a tutti gli effetti del CONI ed è uno degli enti più grandi, e quindi praticamente mi ha visto negli ultimi 4 anni essere consigliere del CONI con presidente Micillo. E negli ultimi 2 mandati, quindi 8 anni, ho fatto il presidente regionale del CSI, ho deciso di candidarmi al nazionale, cercando appunto di concludere questo mio percorso.
a memoria d'uomo non si ricorda un ligure eletto nel Consiglio CONI, perché i posti sono veramente pochi, solo 16, e i voti della Liguria, che è piccolina, sono 300 rispetto a regioni come la Lombardia che ne ha 3.000, l'Emilia 2.000 e il Veneto 1.000, cioè credo che questo sia il problema di tutte, in tutte le federazioni e in tutti gli enti di promozione. Raggiungere un posto in Consiglio nazionale tra i 16 rappresentanti sportivi del Nord Italia è un sogno che mi permette di poter fare qualcosa di buono per lo sport e soprattutto per le società piccole del nostro territorio. 1.771 voti ho preso e 1.771 sono praticamente le società che mi hanno votato, Liguri, Piemontesi, Lombarde e Venete. Posso dire che facendo una media rappresentano oltre 40.000 tesserati. Sono stato eletto 13° su 16 posti nel Collegio Nord, che è il più grande, dove sono in compagnia con i rappresentanti di città molto più grandi di Chiavari, come Bologna, Brescia, Reggio, Bergamo, Milano, Como, Ravenna, Trento. Ecco, sono realtà molto più grandi per la nostra regione. Domenica mattina si è svolto il primo consiglio e ufficialmente è iniziato il Bosio Bis, che Vittorio Bosio è il nuovo presidente, che è stato rieletto con oltre 11.000 voti e quasi il 97% di percentuale. E per promuovere un nuovo cammino nel CSI che abbiamo chiamato Generare Futuro, perché in questo momento sicuramente bisogna generare un futuro sportivo, viste le nuove riforme, visti i nuovi statuti, e sarà importante stare accanto alle società sportive. Previsioni per domani, martedì 9 marzo. Cielo soleggiato lungo la costa, con locali addensamenti nel pomeriggio su Imperiese e Spezzino. Sui rilievi interni e versanti padani, nubi sparse al mattino. Tra il pomeriggio e la sera, possibilità di brevi rovesci sull'Imperiese, seguiti da un rapido miglioramento nella notte. Venti deboli da nord-est. Mare quasi calmo o poco mosso. Umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 10 e 16 gradi, nell'entroterra tra 4 e 15 gradi.